Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono i prossimi Terra, eccoci qui per un nuovo episodio di Horizon Forbidden West, qui con Aloy e Alva, nuova amica, pronta a continuare l'avventura odierna. E allora, stiamo qui cercando tracce di Minerva, ma poi abbiamo scoperto una cosa di incredibile, ossia la tecnologia che ha creato l'azienda di Faro per distruggere la biomassa di tutte le piante nel mondo e fare in modo che i robot, le macchie che erano sembrate nel Faro, si non avessero più nutrimento e smettessero di funzionare. Questo ha fatto sì Alve che lei qui cerca un modo per aiutare la sua gente che sta morendo di fame, ok, ma Aloy cerca di fare questo da molto tempo, quindi hai davanti una persona esperta, sia in cose brutte che gli accadono che cose belle, e deve avere questa soluzione per aiutare non solo il suo ma tutto il mondo, che viene a essere quella che si occupa delle fauna, delle cose della flora, mentre sia questa la sua funzione vitale, visto che è la dea delle piantagioni, mi sembra, vediamo un po' se... Lo troviamo qui, dove sta Minerva? Ah no, Demetra. Esatto. Che è deputata della reintroduzione e al successivo sostenimento della vita vegetale sulla Terra. È distrutto. Ora però, noi sono avanti. Cioè, è questo il nostro obiettivo, andare avanti sempre di più per cercare di arrivare al nostro obiettivo. Vedere il tunnel. Sono curioso di vedere cosa accadrà perché non so cosa faranno gli altri 15, visto che... Sono molto violenti, soprattutto i soldati che sono qui in questa terra, ma anche un po' loro i Lindo dicono non di essere violenti, ma di essere, diciamo, avversi agli altre popolazioni che li ritengono inferiori, primitive. Loro sono gli unici che sanno, loro che hanno la conoscenza e deve stare solo a loro. E qui l'egoismo molto umano si vede appunto in queste parti. Ma per scoprire cosa accadrà, viene da avanti. Prima di tutto, però, vi consiglio di lasciare like, commentare, condividere, svuotare serie e canale. E adesso, bando alle ciance. E che viaggio per inizio. Let's go! Un altro labirinto. Ma la verità non è mai il raggio brusco. Avrebbero dovuto fermare il disastro che provocò l'era di Lucifer. Non si fa. Cosa non ha funzionato? Una domanda, ma tu sei di questa parte? No, io ho vissuto a lungo in questo. Oh, anche tu hai fatto molta strada, allora. Bene, cerchiamo di entrare nel campo di prova. Quella deve essere la stazione Castedera. Beh, se le risposte che cerchiamo. Ecco qui. Calmo. Calmo non è un buon segno. Comunque io sono qui e sono animali morti. Però se sono animali morti di qualcuno li ha uccisi. Se umani o robot. Vabbè, eccolo qui. È arrivato il boss delle feste. Bestia ignota. Neanche qualsiasi suo punto debole e vabbè, questo lancia pure delle bombe come l'altro. Dobbiamo farla fuori per entrare nella stazione. Pure acido, ok. Sì. Abbiamo flash. Beh, è servito. Adesso possiamo entrare nella stazione Testedera. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Comunque, avere tanti archi diversi, non male come cosa. A me mi diverto un po'. Comunque, qui creiamo bombe congelanti, che sono un po' inutili. Qui 3 no, qui 8 no. Qui
qui 5, 9, abbiamo pochi po' di quegli oggetti di 6, abbiamo finito l'arco normale. E si può andare, ciao amico mio, sono un piacere conoscerti. Appena fatto sulla voi, neanche ho fatto questi. Come si Andiamo via di chiamano? qui. Questi Potrebbero esserci altre macchine. queste macchine che potrebbero essere utili per bloccare, in qualche modo congelare, ma vabbè. Vabbè, ce l'abbiamo fatta, questo è importante, non siamo morti e si va sempre più avanti, cercare le Demetra. Qui dovrebbero esserci dei dati utili su Spira Ti Adamantina. prego, Confido ti che il tuo focus veda molto più del mio. prego. Ah sì, la spia di me, cioè quello per sbloccare la pianta meccanica. La serra, comunque tecnologia sufficientemente avanzata, è indistinguibile dalla magia, Arthur Clarke. Mamma mia, dovrei sentirmi a disagio vedere che fare per questo. Interessante. Che cosa? La quarta stazione test. Salice. Pare che sia sott'acqua. No, vabbè. Ah, dovrò ricordarmi di esplorarla. Ah, quindi non è per ora. Ok, che fare Questa ora non è console niente. funziona ancora. Sì, ma c'è così qua a pigliare. Chissà se proviamo a vendere gli oggetti dopo. Ma comunque sia una Cade un console. altro. Vediamo un po' che c'è qui. È finita, è tutto finito. Le spire funzionano e Cavell ha trovato il modo per distruggerle. Scaricando una chiave in codice nel baccello si sviluppa un enzima che induce le spire a divorare se stesse dall'interno. Ma è tardi. Le proiezioni del comando US Robot vedono il tasso di riproduzione superare la velocità di lancio dei baccelli del Non me ne andrò 375%. senza quello che cerco. È troppo, io. Forse ce lo meritiamo. Me lo merito per ciò che ho fatto qui. Non mi resta che attendere l'evacuazione. Quindi i loro sforzi furono vani. Ormai era troppo tardi. Almeno abbiamo il modulo software che hanno creato. Dovrebbe eliminare i tralci prodotti dai fiori di metallo. Ok, me l'ho già Mi ottenuto serve un così. banco da lavoro per installarlo nella lancia. Ah, Ce n'è ok. uno al nostro campo. Oltre la prossima stanza c'è una via per tornare indietro. Ok. E alla fine mi ho ottenuto ciò che ci serviva, un codice per appunto overridare, diciamo, quei semi digitali, quei semi meccanici, così da sbloccare, diciamo, la costruzione, la fioritura. Dimissione di Marjan Fisi, la lettera già, è con grande rammarico che la serie missione è qui per creare la vita e non per distruggerla. L'aspetto più triste della vita in questo momento è che la scienza raccoglie la conoscenza, per questo Isaac Asimov, che è un aspetto di computer, anche che chiudi, mamma mia. E qua sono tutti È la quarta pesanti. stazione di collaudo che mostrava la mappa. Sembra allagata da parecchio tempo. Qui. Ah, quella che c'è Dobbiamo là. arrampicarci. Dietro di Ok, ho capito, ma noi ci arrampichiamo perché poi andare avanti con la nostra missioncina. Cioè, praticamente ho fatto i giri e sono tornato indietro, perfetto. Dopo che non ci sono i loro nemici. Brava, Alba, impara, impara. Meglio di Brava. affrettarsi. Dopo aver incontrato i selvaggi, il nostro tenente ha chiamato i rinforzi. Bene. Arriveranno a momenti. Benissimo. E allora, attrezzature speciali, no, questi qua, Segal Tralci, state nella lancia, va bene, installiamolo. Posso fare altro? Non ho le armi, si può potenziare qua, vai così, l'arco da caccia selvaggio, livello 1 raggiunto, non posso fare niente, i vestiti è sempre la solita, ah no, ma Shadow Tenacta? Oh sì. Scelta non per più bello, devo dire, però meno potente di un sussurratore di Utaru. Mentre maresciallo non mi convince perché appunto va a perdere con il fulmine. Cioè con il fulmine ha poca resistenza e questo è un bel problema, se molte bestie che incontriamo usano il fulmine, molte macchine che incontriamo usano il fulmine, E diciamo. adesso raggiungiamo il nucleo dati. Come stavo dicendo, non so come hai fatto a sconfiggere così tanti soldati da sola. Ma è meglio affrettarsi. Dopo aver incontrato i selvaggi, il nostro tenente ha chiamato i rinforzi. Arriveranno a momenti. Giusto.
spero che il nuovo modulo funzioni. Il fiore è sbocciato. Vediamo se il software funziona. I tralci si stanno sfaldando. La porta è libera. Demetra, torniamo a casa. Da Gaia. Il seme della vita. Elisabeth Sobek, Alpha Prime. Override principale attivato. Ripristino codice originale della funzione subordinata Demetra. Non ha mai reagito così. Ho trovato dei dati speciali che tu non puoi leggere. Ma impedivano l'accesso al nucleo. Ora puoi collegarti al server centrale. Tutto quanto. Ti porterai qualcosa indietro. È così. Centinaia di archivi, quasi tutti relativi all'agricoltura. Servirebbero anni di analisi, ma non abbiamo abbastanza tempo. Prima hai detto che anche tu... Alba! Cessate il fuoco! In nome degli antenati, fermatevi! Venite! Ecco chi avete attaccato! Quella lì ha ucciso i nostri soldati! Solo quelli che hanno sparato senza guardare. Non è una selvaggia. Lei mi ha fornito i dati che volevamo. Venite, guardatela. Non vedete? È Elisabeth Sobek in persona. Un'antenata rinata. Signora. L'antenata va riportata indietro. Sono gli antenati a dare ordini, comandante. Non certo il contrario. Le mie scuse, dottoressa. La nostra fede è forte, ma non tutti conoscono il lascito come dovrebbero, a quanto pare. Sentito, la signora. Abbiamo i dati. Voi due, con me. Con gli altri, ci vediamo a riva per tornare ad approdo. C'è poco tempo. Avranno molte domande. Anch'io ne ho. Voi sapete cose sul passato. E sulla Sobek, suppongo, ma... Ti prego, devo sapere. Tu hai detto che abbiamo lo stesso obiettivo. Quanto ci vorrà? Non saprei. Qualche mese. Allora sei la nostra speranza migliore. Vai fino in fondo. Mi hai aperto gli occhi su molte cose. Per questo ti ringrazio. Ma ora devi andare. Ci rivedremo. Presto torneremo ad approdo del nascito. Per te può essere pericoloso. Intanto dimmi come arrivarci. Il nostro approdo è a nord-est della città sommersa. Le correnti sono impetuose nell'arcipelago e l'unico approccio è da sud ed è sorvegliato. Vacci solo se non hai altra scelta. Signora, partiamo o no? Ti prego, vai. Se ti trattieni ancora qui, proveranno a portarti con noi e non finirebbe bene per nessuno. Comunque, in ogni caso devo portare Demetra da Gaia. Ma prima potrei raggiungere quel collo lungo che ho visto nella foresta. E ok, ora posso usare il segatralci sui fiori di metallo che ho trovato prima. Ok, ma penso possiamo andare. Comprendi, Alva, che sa che noi siamo guardati dalla Sobek, ma non è sue come quelli. Dice, no, è l'antenata che è rimasta in vita. Anche se qualche altro è rimasto davvero in vita. Però lei ha capito che sei l'unica speranza in questo mondo, cioè perché i dati ci sono anni per studiarli e fatto il resto. Ci affidano questa missione di punto di salvare il mondo anche lei, cioè
ci ha aiutato in qualche modo, almeno ringraziarla. Ora però dobbiamo tornare indietro, ma io come sempre sono un viaggio rapido, perché ripeto, sono già a piedi ragazzi, 4.000 km sono tanti, ma non da questa entrata ma dall'altra, perché qui è più vicino. Qua non ti fa, cioè io entro qui, mi fa arrivare sotto, non sopra, quindi andiamo da questa parte, spero che sia più rapido. Allora, sentite, questi Queen sono tribù hawaiana, sapete che hanno un'origine molto simile, molto in comune. Però sono gli unici che hanno, diciamo, stanno cercando di capire la natura di questo mondo di antenati. Non so come altri che rigettano o prendono, ma non crescono tanto il senso. Comunque pure qui è sbagliato, bisogna entrare. Cioè, sempre da scalare sta, sempre da scalare, povera lui. Tanto questo, però noi abbiamo Demetra, e ora il prossimo passo dovrebbe essere Efesto, perché abbiamo Demetra, Etere, e l'altra funzione è Poseidone. Ne abbiamo 3 più Minerva, che sono funzioni importanti per dare energia a Gaia, potenza di calco, diciamo. E adesso, ragazzi, vediamo un po' cosa succederà con Efesto, se andiamo subito a aprire l'oro o c'è qualcos'altro che ci rabbeta oppure Gaia, chi lo sa. Sono felice di rivederti, Aloy. Vedo che hai recuperato Demetra. Grazie all'acquisizione di Etere, Poseidone e Demetra, la mia densità di elaborazione euristica è aumentata molto. Ora dovrei essere in grado di assorbire Efesto. E per fortuna, abbiamo già un piano per entrarne in possesso. Incoraggiata da Varl, Beta ha analizzato tutti i dati a disposizione su Efesto. La sua espansione è impressionante. È troppo grande per essere trasmesso, e il tuo kernel non è in grado di contenerlo. Pertanto deve essere posizionato in un luogo collegato fisicamente con me. Un luogo con 2 nuclei dati. 2 nuclei? E dov'è un posto del genere? Gemini. Un calderone abbandonato, nel deserto a ovest. Poiché l'attività sismica ha interferito con la costruzione, sono stati assemblati 2 nuclei dati. Ci sono stata. I Tenacta hanno segnato l'ingresso come in un luogo sacro. Dovremo portarti fin laggiù. Ho elaborato il progetto per un mezzo di trasporto adatto, nonostante sia poco pratico. Saranno necessarie 2 persone per portarmi a Gemini. Verrò io. Appena mi installerete sul primo nucleo, richiamerò Efesto sull'altro nucleo, intrappolandolo. Dopodiché avvierò la fusione. Tuttavia, per costruire questo mezzo, avrò bisogno di notevole assistenza. Puoi farlo tu? Io suppongo di sì, ma non può funzionare. Gli Zenith ti troveranno. Minerva non può nascondere la tua posizione. È corretto. L'assorbimento di Efesto produrrà un cospicuo picco d'energia, facilmente rilevabile da chiunque ne sia in grado. E se ci fossero più picchi d'energia per confondere gli Zenith? Se Erend, Zoe e Cotallo andassero in altri calderoni e producessero dei picchi, quello di Gemini sarebbe nascosto. Elaboro. Tattica potenzialmente efficace. Con l'aiuto di Beta riusciremo a costruire dei generatori di impulsi portatili. Ve l'ho detto, non può funzionare! Ho fatto una prova. Efesto ha escluso l'autorizzazione Alpha dal suo modulo di accesso. Non potrete catturarlo. Ci servono credenziali migliori. Ma non esistono!
civilizzazione Omega di Faro. Quella che usò per eliminare il database Apollo e uccidere gli Alfa. Ma per ottenerla dovrai trovare Tebe. Il bunker in cui si rifugiò prima della fine del mondo. E nessuno sa dove sia, neppure gli Zenith. Sapevano solamente che era a San Francisco. Basterà per trovarlo. Alva, la divinatrice Quen, ha detto che la sua gente ha una base ad Approdo. Si appoggiano lì per cercare dati a San Francisco. Lei può aiutarmi. Mi sa che dovrò andare a ovest. Intanto, costruisci il trasporto e i generatori di impulsi. Ci proverò. Le fornirò tutto il necessario. Alva dice che i Quen usano un traghetto per andare e venire dalle rovine di San Francisco. È lì che devo andare. Comunque, tutto a calze la te, tutti assassi così. Però vediamo un po' le vai con Gaia. Cosa ci può dire? Ciao, un po'? Aloy. Ciao. Di cosa desideri parlare? Vediamo un po' se la connessione con i nostri progressi riguardo al mondo antico. Iniziamo un po' nell'indagare, visto questo video. Cioè, vorrei fare San Francisco magari un altro registrazione, sinceramente. Non vorrei mettere Minerva insieme a questa parte. Vediamo un po' di fare qualcosa di cornice. Beta è convinta che non riusciremo a catturare Efesto. Con queste basi, credi che costruirà il trasporto e i generatori di impulsi? Servirà un po' di persuasione, ma con il giusto supporto sono sicura che lo farà. Non la capisco, Gaia. Sembra già convinta che falliremo. È molto diversa da come la immaginavo. Forse è meglio che resti qui quando andremo a Gemini. Come sta Cotallo? Ho rilevato che la perdita del braccio gli causa ancora un dolore molto forte. Nel tentativo di rimediare, ho discusso con lui di una possibile soluzione. Sono sicura che vorrà spiegarti i dettagli di persona. Soluzione? Oh, appena posso vado da lui. Come vanno le cose? Zo sta continuando a studiare la morfologia dei Terranumi, nel tentativo di comprendere la loro malattia. Purtroppo senza le abilità di Efesto, mi sarà del tutto impossibile correggere la loro programmazione. Detto ciò, grazie alla determinazione di Zo, potremmo avere una soluzione. Zo penserà ad aggiornarti con tutti i dettagli. Ottimo, promette bene. Varl e Zo amano passare il tempo insieme. Esatto. Studiando i dati del mondo antico, Zo ha trovato alcuni riferimenti a uno stile alimentare chiamato vegetarianismo. Ne ha colto e apprezzato le somiglianze con le abitudini degli Utaru e ha incoraggiato Varl ad abbracciare questo stile di vita. E com'è andata? Credo che abbiano deciso di lasciar perdere. Come se la sta cavando, Erend? La sua familiarità con l'uso del focus sta aumentando. Dopo un primo incidente. Cosa ha fatto? Purtroppo ha spaccato il suo primo focus mentre cercava di applicarlo alla sua tempia. È seguita una lunga sequela di insulti Oseram. Credo proprio che abbia accusato il focus di essere gracile. Mi ha assicurato parecchie volte che questa cosa non si ripeterà più. Raga, meno male che ne abbiamo altri, allora. Non già che Zoe prova a fare vegetariano, poi a Verde che spacca tutto. Ormai c'è un po' di gente e sta imparando parecchio. Mamma mia. Su di te, sul mondo antico. È come sarebbe dovuta andare prima che eliminassero Apollo. Sì. Nonostante la drammatica perdita del database di Apollo, c'è ancora moltissimo da imparare da tutti i dati che hai raccolto. Per fare un esempio, Varl sta esaminando le ultime registrazioni di coloro che morirono a causa della piaga di Faro. Sentire le loro speranze e paure l'ha reso cupo. Mi devo preoccupare? Sono convinta di no. Io ho deciso di non intervenire, per fare in modo che possa elaborare la cosa a modo suo. Si arrivano tante informazioni che anche noi qui compaiono. Siamo andati indietro, non si progressi, riguardo al mondo.
Ma io, cioè, potresti capire un po' come vanno la vita qui nella base, cioè, Il no, no, nostro no, non è questo, fantome non questo. desizia Qua pure già una un volta ho assist skippato velocemente, l'altro che già e tu no. conoscevamo. Ci sono Va e nel frattempo bene, altri cre il pic ok. e avrei Vabbè. Ok, compagno. tutti i dati che ho raccolto vagando tra antichi bunker e rovine. Non avevo mai pensato che sarebbero stati studiati. Sulla base di ciò che ho potuto vedere, i tuoi compagni si dedicano spesso allo studio di tali materiali. Erend si è informato innumerevoli volte riguardo alle feste di compleanno. La tradizione di servire torte e dolcetti lo rende alquanto perplesso. Perché in conflitto con la tradizione Oseram di servire birra scura gassata. Tra l'altro ho anche suggerito di organizzare una festa per te. Naturalmente a sorpresa. Sì, no, grazie. Tutto come avevo previsto. Ma direi che possiamo andare, già abbiamo visto un bel po' di cose. Però scusa, Devo proprio direi andare. come Come ritorno a vuoi. A Cotallo. presto, Aloy. Ciao, basta adesso, saluta. Perché ha detto che voglio notare Cotallo per il suo braccio, che ancora lui soffre questo problema, cioè soffre per questo braccio e quello che ne conviene. Io sono davvero curioso, vediamo un po' dove è Cotallo, amico mio. Dove Viaggiatori mangiavano troppo nella biscotti sala prima di dei viaggiare. giochi, diciamo, in Qui Gerruria. mangiavano Sala. solo No, biscotti. questa è. Dicevano fiammata Oh là e là, guarda biscotti. lì! Da quel che leggo, i predecessori volevano mangiare solo una cosa chiamata cioccolato. Amico mio, se conosci cioccolato capiresti perché. Gaia è Comunque. riuscita a sbloccare quella porta. Sì, ecco qui Cotallo, vediamo un po'. No, una missione secondaria. Disturbo? Non disturbi mai. Oh, che Devo viaggiare dolce. oltre la costa a ovest. Verso le rovine, avvolte dalla nebbia. Sì, e sto cercando una tribù, i Quen. Li ho già incontrati una volta. Dicono di venire da oltre il grande oceano. Io speravo che i Tenakt sapessero qualcosa in più. Girava voce ci fossero intrusi nell'area, ma pensavamo fossero banditi. E Carro ha mandato delle pattuglie. Non hanno mai fatto ritorno. Avevamo problemi più urgenti, come sai. Purtroppo non so nient'altro. Ho capito. Beh, tra non molto ne saprò di più. C'è una cosa di cui vorrei discutere con te. Personale. Se hai un momento per me. Hai detto che volevi parlarmi di una cosa? Ho parlato con Gaia. Dice che gli Zenith uniscono il metallo alla carne per essere più forti. Forse puoi aiutarmi a fare lo stesso. Vuoi costruirti un braccio nuovo? Sì. Gaia dice di potermi aiutare a costruirlo se le porto tutti i dati e i materiali necessari. Dice che li troverò nel luogo in cui Beta si è nascosta dagli Zenith. Il loro vecchio laboratorio. Non conosco i macchinari del mondo antico quanto te. Mi serve il tuo aiuto. Può essere rischioso. Gli Zenith potrebbero sorvegliarlo ancora. Già una volta siamo stati fortunati a uscire. Capisco. Ma vale la pena rischiare. Ce la faremo nel nome dei dieci. Ok, vorrebbe essere una che possiamo fare. Mi sa, compagna, Ora beh, devo andare. Mi aspetta un lungo viaggio. se ti servissero rinforzi. So chi chiamare. Oh, Cotale, anche senza un braccio ti potrei Ti avverto quando ovunque. sono quasi arrivata. Troveremo quello che serve per il braccio. Grande, Grazie, Aloy. Aloy. Aiutiamo Cotale con un braccio nuovo, dai, gli facciamo un regalo. Vediamo un po'. Cose perdute. Livello 30. Messo 19. Dove sta però questa missione? Un po'. C'è un viaggio rapido, tipo, dimmi che c'è un viaggio rapido. Sì. Che bello. E noi andiamo, ne faccio una missione così. Poi dobbiamo comprare anche dei kit di viaggio, mi sa. Perché Il laboratorio Zenith è qui vicino. Cotallo dice che lì troveremo il necessario per costruirgli il braccio. chiamiamo Cotallo. Ehi, Cotallo? Sono al laboratorio. Mi raggiungi? Sto arrivando.
Aloy, grazie di essere venuta qui. Figurati. Gaia ti ha detto per caso dove trovare quello che serve nel laboratorio? Ha nominato la camera in cui ha trovato Beta e il database al suo interno. Ci aiuterà a trovare le tecniche e le parti che servono per costruirmi il braccio. Sappiamo dove cercare. Gli Zenith potrebbero spiarci. Dobbiamo cercare di fare in fretta. Ricevuto. E ok, faccio questa bella missione. Ah, sento da qui. Il laboratorio è di qua. Bene? Ce la faccio. Macchine. Stanno smantellando quegli Spectre. Va bene. Dobbiamo eliminarli. Sì, oppure girarci intorno. Comunque, cioè, raga, Cotallo che scavalca con un solo braccio. Cioè, ma di che stiamo parlando? Cotallo è the best. Allora, prima di nascondiamoci, o attacchiamo questo alle spalle se è possibile. Non c'è nessuno. Ok. Dacci tutto, ci può servire. Ovviamente Cotallo che scavalca con mamma mia. Quello lì è un po' distratto. Sto attaccando alle spalle in effetti. Guarda com'è. Dove essere un colpo d'età mi sembra, vediamo un po'. Combattiamo. Oh, è morto, occupa. Tutto fatto. Vediamo tutto ciò che può servire. Qui c'è anche altro. Chi c'è? Ma chi è? Quel tunnel porta all'ingresso. Andiamo. Ho trovato quello che ci serve. Spero con le risposte che cerchiamo. Scarico il database sul tuo focus. Puoi esaminarlo più tardi. Ok, però la porta lì si è chiusa. E fa paura. Saranno da qualche parte nel... Spectre! Dovranno rispettarci. Ecco. Sì, ma Spectre non rispettano, fanno paura e basta, mamma mia. È quella. Due Spectre addirittura. Attacco d'ace sicuramente mi devono utilizzare. Zenith potrebbero mandare rinforzi. Finiamo di cercare e andiamocene. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, non ci credo. Sono da qualche parte al mamma primo piano. Mia. Sono dietro di te. Come al primo piano? Dove sono i componenti? Veloce, che non posso più combattere. Ah, no, lì. Non posso più combattere questi. Mamma mia, raga, veramente assurdi. Due insieme, non perché sono più potenti, ma perché. Cioè, molte emozioni acide, che poi sono finite. Come non so fare niente. E soprattutto veramente quando attacco in due insieme tu ti confondi a volte che cerca di venire uno, te l'altro alle spalle ti frega, ma comunque dai su. Vediamo questa bella cosa. E andiamo avanti su. Che abbiamo trovato, e fortuna era a parte questi qua sempre rispetto a affrontare due Spectre. Penso immagino ad affrontare un Farzen come sarà. Soprattutto se siamo a corto di armi, di risorse. Attenzione, qui che c'è? Un altro messaggio. Daniel McGill ti aveva voluto come dove me durante la canale Zero Dawn. Chiunque abbia negoziato l'accordo con loro è un genio. Un paio di vecchi arnesi lasciati al muffino magazzino in cambio di una coppia di intrinoscibile umano. Affarone. E il tizio che si occupa della sottomunzione Elixia, Patrick Brockward Klein,
Il pilota le direttamente gli occhi mentre ci bombardava di domande e richieste di chiarimenti sul design della camera ectogenica. Sembrava agitare una sardina di fronte a un gatto. Comunque hanno richiesto materiale aggiuntivo sulla somministrazione sui nutrienti. È già arrivato l'ok dai pianti alti, quindi manda pure tutto quello che abbiamo. Blocca Clance e la farà sotto la velocità. Danni, qua parlano come hanno fatto lo scambio. Allora era niente. Dagli la lotta e conci, intanto prendo da tanto. Hai trovato i componenti? Guarda tu stesso. Ti sono riconoscente, Aloy. Qualcosa non va? Pensavo a come starò quando avrò costruito questo braccio. Mi sentirò diverso, completo. Pensieri futili. Ci ripenserò una volta alla base. Vai pure avanti. Io darò un'altra occhiata in giro. Magari c'è qualcosa. Bene. Io non vedo l'ora di usare queste cose. Va con i 10. E ok, missione fatta. Ora sono dovuto tornare alla base. Tranquillamente, diciamo tranquillamente. Dove sta? Eccoci qua, un bel viaggio là perché fatte ne privi. Sembra questa parte che è la parte più facile da raggiungere, che davvero sono entrambe difficili da entrare in base. Cioè, non ci porta in base, ci porta proprio all'esterno della base. Questa è una cosa che non mi piace da dire, perché alla fine fammi un viaggio appena sulla base, che te ne frega. Detto questo, ragazzi, ci arrampichiamo. Vediamo un po' come sta Cotallo con il nuovo braccio che mi hanno regalato, va. Notevole. Sì. A che punto è il braccio? È quasi terminato. Devo solo regolare le giunzioni. Presto potrò provarlo. Non vedo l'ora. Adesso vado. Sì, prudente. Ah, così non ci vede il nuovo braccio, strano. Peccato, va bene l'incidente. Però, ragazzi, se ci dovesse uno scontro finale, come Zenith, almeno abbiamo un Cotallo al massimo. Mentre vediamo qui che poi hanno dei pattini di ghiaccio, mettono le lame sui piedi per pattinare sul ghiaccio. E loro è, diciamo, pericolosa ma divertente. Penso che per noi è così normale. Poi, ragazzi. Comunque, ragazzi, a parte questo, abbiamo fatto tutto ciò che dobbiamo fare, ossia. Abbiamo trovato Demetra, l'altra funzione, siamo 4 su. Ne mancano 4. Uno Ade che non c'è più, poi c'è Apollo e altri due Efesto e un altro adesso non mi ricordo il nome, ma siamo davvero a buon punto, sa anche lavarci, non è in bagno, no. A parte questo, nella prossima missione dovremmo andare nella zona, nel bunker, quello che era. Sì, il bunker Gaia, che. che combinavano qui? Mamma mia, Questa stanza era adibita alla gestione delle grandi ma già l'ha banche. detto, già l'ha detto. Che Da scatole. qui, gli addetti del centro Non di so controllo saltare. potevano monitorare le nuove colture nelle fattorie automatizzate Bassissimo. dell'odierna Cantopuro. Vabbè. Capisco. Ok. Allora, come detto, nel prossimo episodio, sicuramente attendi che finisca la costruzione del braccio. In che senso? Vabbè, posso lasciare stare. Possiamo andare alla missione principale, che è la tomba di Faran. Trovare il suo bunker per avere la sua autorizzazione, visto che ci serve un'autorizzazione che possa essere forte di quella di Alpha Prime di Sobek, perché Festo appunto ha noto questo, ha fatto appunto rendere più alto l'autorizzazione che è necessaria per controllarlo. E in tutto questo, nel frattempo, Beta costruirà quelle macchinari, prima di una parte di stare Zenith, dall'altra parte di intrappolare Festo e portarlo con noi, visto che non posso usare il contenitore che abbiamo usato fino ad ora per prendere Festo, che è molto più grande delle altre sottofunzioni. Ma, come ho detto oggi, fino a qui l'episodio. Spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso vi lascio un like, commentare di la vostra, in caso non l'abbiate fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, per le notifiche dei video che usciranno, e vi ricordo di seguirmi su vari social come Facebook, Instagram, TikTok. Così per sapere di più sul lavoro potrei altri contenuti multimediali meno offerti. Inoltre ricordo che se volete supportare il mio lavoro, oltre ai mi piace, commenti e condivisioni, di cui già vi sono molto grato, c'è la possibilità di abbonarsi tramite YouTube o Patreon. In info box trovate tutte le informazioni che vi servono. Noi ci vediamo in un prossimo episodio, la prossima di Terry. Passo e chiudo.